rovina, una vergogna per le forze del male. Oh, mio diletto, sei la mia ultima speranza. Sorvola tutta la regione. D'altra parte, sappiamo tutti e due che il vero potere nel mondo non lo dà la magia, ma il denaro. Tanto denaro. Questo è vero. Non sei stanco di vivere ai margini, mentre quei ricconi sulle loro costose automobili non ti degnano di uno sguardo? Sì, stanco. Devi solo sposare la principessina di Granpapà. Dividetevi, sabbie del tempo. Rivelatemi colui che può avere accesso alla caverna. Sì, eccolo lì, il mio diamante allo stato grezzo. E quello sarebbe quel pagliaccio alle ranche cinghiali! Mandiamogli le guardie affinché gli consegnino un invito a palazzo. Che cosa ne dici? Non si libererà di me così facilmente. Ma chi si crede di essere, quel minuscolo verme riconoscente? Quello... Un po' più a sinistra? Non ha la più pallida idea di chi si trova di fronte. Come può farmi una cosa simile? Praticamente l'ho allevato io. Arciere, ti elogio, e per la tua superiore abilità avrai quello che ti spetta. Le nostre regali, congratulazioni. Pensate di essere furbi, non è vero, eh? Ma il più furbo sono io! Io sono il più furbo! Devo ancora trovare il modo di far parlare quel ragazzo. Devo mangiare qualcosa. Non riesco a pensare, a stomaco vuoto. Ho bisogno di proteine. Mangerò delle uova. Sì, corri a casa. Principessa, non vogliamo mancare al festeggiamento del coro vecchio paparino, non è vero? Ah, cosa avrà poi da festeggiare? Oh, bah! Ricordo che ai miei tempi c'erano sempre delle feste favolose, quando ancora vivevo a palazzo. E ora come sono ridotta, sciupata, sono praticamente uno straccio, bandita ed esiliata e lasciata sola a morire di fame. Posso riavere il mio libro, per favore? Ma come fai a leggerlo? Non ci sono figure. Sarebbe ora che ti togliessi dalla testa questi libri e ti occupassi di cose più importanti. Per esempio di me. Ormai ne parla tutta la città. Non è giusto che una donna legga. Le vengono in testa strane idee e comincia a pensare. Buonasera, signora. Dobbiamo controllare l'impianto e gli interruttori. Siamo della società del gas. Elettrico. Società elettrica. Oh, ma noi non abbiamo chiesto nessun controllo. Vede, signora, c'è una nuova legge appena votata in Parlamento, numero 104, paragrafo 29, molto importante per la difesa della proprietà. La vita a volte è ingiusta, non è vero? Guarda me. Sì, io non diventerò mai re.
E tu domani, amico mio, non vedrai sorgere il sole. Adieu.